Prende velocità, gradualmente rinuncia a Lemon Ice. Lo stacco con Lacoste Trio che si avvantaggia. Lacoste che all'imbocco della piegata prende l'iniziativa davanti a Loris al largo Loisir. Poi Leptis Magna Est al cui interno filtra. Sbaglia Loris. Loisir impegna lungo l'arco della piegata Lacoste, poi ripiega. 14 e mezzo il lancio sulla retta opposta alle tribune. Lacoste al comando, Loisir di rincalzo, poi Leptis Magna, l'entrepid vol ancora lungo la corda Leroy Bar dopo 400 in 30 appena abbondante, sposta l'entrepid e ora va a stazionare a ridosso di Loisir mentre riduce drasticamente il ritmo Lacoste Trio. Nella scia di l'entrepid c'è Leroy Bar che strascina Lemon Ice mentre lungo lo steccato a seguire Lacoste sono Loisir, Leptis Magna e poi Lampo Bibo. Passaggio di fronte alle tribune, 17.4 la terza frazione, 48 scarso per i primi 600 e a muovere le acque ci pensa Lemon Ice che va all'attacco dei primi. Reagisce l'entrepid che attacca Lacoste Trio e lo sopravanza. A metà della penultima curva l'entrepid passa a condurre su Lacoste Trio a ridosso del quale c'è Lemon Ice, primo chilometro in 1.18, 14.3 la penultima curva, la retta opposta alle tribune con l'entrepid che ha lanciato la fuga ma veramente molto molto presto, 400 alla conclusione, 13.7 la retta opposta, la curva conclusiva, l'entrepid in vantaggio, Lemon Ice che insegue, poi Leroy Bar alle prese con Lacoste Trio, quindi Leptis Magna Est, mancano 200 metri al termine con l'entrepid in vantaggio, Lemon Ice che prova l'aggancio, poi Leroy, Leptis Magna, Lacoste che ha dato il meglio, retta di arrivo dopo la curva in 14.7, l'entrepid, Lemon Ice all'attacco, Lemon Ice va sull'entrepid e nel finale Lemon Ice passa e viene a vincere sull'entrepid, poi Leroy Bar.